debutto alla regia di Bruce Springsteen, affiancato dal suo collaboratore ormai di vecchia data Tom Zimny, che tra l'altro è il regista di Springsteen on Broadway, che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo. Il boss, che non si fa mai mancare niente, firma Western Stars, il film concerto che riporta sul grande schermo l'omonimo disco, l'ultimo, il 19esimo, uscito qualche mese fa, e che vede la band del boss accompagnata da un'orchestra di 30 elementi. A fare da sfondo a tutto questo un posto suggestivo e spirituale, come lo definisce lui stesso, la Stonehill Farm, ossia il fienile di sua proprietà nel New Jersey, davanti a un piccolissimo pubblico di fortunati e quindi in un'atmosfera estremamente intima. Sono canzoni che parlano d'amore, di famiglia, di perdite, del passaggio del tempo, sono temi intimi di cui il cantautore parla in prima persona, accanto a lui, sul palco, come nella vita, sua moglie Patty Schalf, e insieme a tutto questo immagini e video di repertorio e alcune sequenze girate nel Joshua Tree National Park in California. Il documentario è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma e sarà proiettato nelle sale italiane il prossimo 2 e 3 dicembre. Nel frattempo, lo scorso 25 ottobre, mentre il boss rilasciava un'intervista alla CBS This Morning, in cui diceva, riferendosi ad una recente dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, che Trump non ha ancora capito che cosa voglia dire essere americani, noi abbiamo felicemente accolto l'uscita di Western Stars Songs from the Film e quindi abbiamo già iniziato a goderci la colonna sonora della pellicola. Appuntamento quindi il 2 e il 3 dicembre per ammirare le stelle del West raccontate dalla musica del boss. E per rimanere in tema Springsteen, il boss sarà uno dei protagonisti del Rainforest Fund Benefit Concert, l'evento ideato da Sting e da sua moglie Trudy Styler, giunto quest'anno alla sua 30esima edizione con l'obiettivo di difendere le foreste del mondo e i diritti delle popolazioni indigene che le abitano. Dopo gli incendi che hanno devastato l'estate scorsa l'Amazzonia e una sempre maggiore consapevolezza che per fortuna stiamo raggiungendo circa gli importanti cambiamenti climatici che il nostro pianeta subisce ogni giorno, non c'è momento migliore, ha dichiarato la stessa Styler, per combattere, per difendere le nostre foreste, dalla cui salvezza dipende poi la vita dell'intero pianeta. Infatti il titolo che è stato scelto quest'anno è We'll Be Together. A sposare il progetto e quindi a far parte della line-up di quest'anno, oltre appunto a Bruce, ci saranno John Mellencamp, Shaggy, addirittura Annie Lennox e Dave Stewart, che abbiamo visto pochissime volte sul palco insieme dopo lo scioglimento degli Eurythmics, che ironicamente risale a 30 anni fa, ossia proprio quando nasce l'avventura del Rainforest Fund. A fare da padrone di casa Robert Downey Jr., che presenterà la serata dal New York Beacon Theater il prossimo 9 dicembre. Insomma, ancora una volta i protagonisti della musica uniti e schierati per far sentire la loro voce su importanti tematiche sociali. L'appuntamento live di oggi è dedicato a Carlos Santana, che non ha bisogno di presentazioni. Qualche mese fa è uscito il suo ultimo disco, Africa Speaks, sicuramente uno dei dischi più belli degli ultimi anni, prodotto dal genio di Rick Rubin. Ne abbiamo anche parlato sul nostro sito, ma finalmente è stato annunciato il Miraculous World Tour, che vedrà nella prossima primavera Santana in giro per l'Europa. Ma la vera notizia è che la prima data del tour sarà a casa nostra. Unica tappa italiana, Bologna, 14 marzo 2020 all'Unipol Arena. E sarà una festa incredibile perché Santana e la sua band, insieme a Cindy Blackman Santana, sua moglie alla batteria, festeggeranno i 20 anni di Supernatural, una pietra miliare indiscussa della storia della musica moderna, e i 50 anni dalla storica esibizione di Woodstock, nonché da Abraxas, un altro capolavoro di Santana e della sua band. Non ho altro da aggiungere, 14 marzo, Bologna, Unipol Arena, Carlos Santana. Per oggi mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima puntata con le nuove Rock News di GemTV.